34 minuti dopo le 8 del mattino è arrivato il momento del primo ospite, anzi della prima ospite. Ogni tanto una donna, anche una bella donna, non bella, guasta mai, bella. Assolutamente, no, no. E anzi, soprattutto una sportiva, perché poi è quello che ci piace, anche parlare un po' di sport e delle storie che sono legate poi a sport che hanno in questo caso forse riflettori meno importanti che il calcio o altri sport come il basket, il tennis e quant'altro. Però c'è una scheda, la carta d'identità di questo ospite, così andiamo a conoscerla un po' meglio. Nome: Maria Laura. Cognome: Orru. Data di nascita: 15/2/1982. Professione: ingegnere. Segni particolari: plurimedagliata. Plurimedagliata, accidenti, esattamente, accidenti. Sì, perché abbiamo il piacere di avere la campionessa del mondo di pattinaggio per quanto riguarda la velocità, 200 metri crono, possiamo dirlo così. Maria Laura Orru, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, diletta amica. Ben arrivata, è un piacere averti da queste parti, soprattutto poter parlare anche, come dicevo prima, di uno sport che non ha tutti i riflettori come il resto, diciamo, il calcio e quant'altro. Uno sport che vuol dire sudore, però, tanta fatica. Sì, tanta fatica, poi tra l'altro noi... è uno sport che viene considerato tra virgolette minore, però poi sono quegli sport che ti lasciano comunque un segno. Però un segno. Spettacolare, sì, spettacolare, dai. Tutto inizia quando nell'89 la mamma e il papà le regalarono un paio di patti. Ha detto: tieni, vai a giocare, fatti due passi, vedi un po' di non tornare ammaccata troppo. Perché quei patti solitamente quando ce li regalano, anche per quanto mi riguarda, ho provato qualche volta, io ma era provato più le volte mille volte e cadevo regolarmente. No, ma lei anche senza patti ne rotola. Sì, sì, ma rotolavo ancora di più. Non è che ci sono tanti problemi o tanti. Non ero nato per pattinare. Quindi da lì è iniziato tutto? Sì, è iniziato tutto da lì, per gioco, un po' così come tutti gli sport, tutti i bambini iniziano per gioco. Poi se andava bene, piano piano se arrivavano i primi risultati, poi... Sempre un po' più importanti, poi è diventato oltre che un gioco anche insomma un... Però subito del mestiere, da giovanissima hai fatto capire che quel gioco a te piaceva molto, no? Perché le prime medaglie a livello regionale fin da giovanissima. Sì, 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 ero abbastanza piccola quando ho iniziato a vincere qualche gara, poi... diciamo che i risultati più importanti li hai quando sei in categoria junior. Ecco. Perché sì, quando sei junior poi inizi a capire che forse hai un futuro, poi da lì ho continuato anche nella categoria maggiore e sono riuscita poi a ottenere quelle che erano gli obiettivi che mi ero prefissata. Ecco, nel frattempo così. Stiamo vedendo un po' di immagini che sono legate appunto al pattinaggio di velocità, che tra l'altro a quanto si va? Ma infatti la mia domanda è questa, la velocità. Vedi, la conosco come le mie tasche. Al volo, mi ha rubato la domanda, sì. E dipende, perché comunque noi facciamo gare sia su pista che su strada. Su pista è un po' più tecnica, per cui le velocità si rallentano, però arriviamo a punte di 40 km orari. 40 mentre, km orari? Sì. Come una bicicletta? Più o meno, sì. Beh, poi quindi comunque l'avvento del pattino, diciamo, in linea, sì, ha cambiato un po'. È un altro sport. Prima si usavano i pattini a rotelle, quelli a quattro ruote. Quattro ruote erano... con il freno sì, davanti, il freno dovevi, noi... dovevi frenare, c'era quella sorta di freno che dovevi metterti sulle punte, no, per frenare. Adesso io non so tecnicamente come si dice, tu sei molto più preparata di me. Sì, no, diciamo che il freno lo usano quando fanno pattinaggio artistico. Noi poi con la velocità non proprio il freno. Non c'era manco il freno? No, non c'era il freno. Come serve? Non c'era il freno. Ci si ferma quando ci si ferma? Come funziona? Mamma per fermarsi cos'è? Come lo sci? Sì, più o meno sì. Fai la derapatina come nello sci? Sì, sì, sì. La sorta di giravolta. No, non è la giravolta, è una poi, sgomma. Poi sai, una... quando sei a quelle velocità, sì? Cioè, non freni. Cioè, salti, eviti gli ostacoli se qualcuno cade, così, però... E ci sono stati incidenti in questo caso. Per arrivare a determinati successi e raggiungere determinati obiettivi è ovvio che io parlavo prima, bisogna lavorare molto, c'è tanta preparazione. Sì. Mi racconti un po', ci racconti un po' qual è la preparazione che deve sopportare e supportare anche un atleta che fa pattinaggio a livelli mondiali? Sì, io posso raccontare la mia esperienza. Io mi allenavo tanto, mi allenavo ogni giorno, due volte al giorno, e facevo la preparazione atletica invernale, perché tutto l'inverno comunque lo dedichi alla preparazione atletica e al potenziamento. Poi iniziavano gli allenamenti di finitura, e palestra e quant'altro. Diciamo che intorno alle 4-5 ore al giorno di allenamento. Tutti i giorni?
Sì, beh, perché non è che cinque giorni, ho capito, ma perché secondo lei un atleta di un altro sport non si allena quel tanto se lo fa da professionista? È ovvio, è normale, se no come fai a ottenere dei risultati? Il meccanismo per il quale uno diventa competitivo e a quei livelli è che per lui ogni giorno fare quella cosa diventa meno, un automatismo. Però pensavo meno, 5 ore. Sì, 4-5 ore, sì. L'unico giorno libero era il sabato. Solo il sabato? L'ho scelto io, mettiamola così. Perché poi la domenica mi allenavo, comunque avevo gare, dipende un po' da quello che bisognava fare. I sacrifici a una certa età magari non te ne rendi neanche conto. Cioè, nel senso, non la vedi come un sacrificio, la vedi come ciò che ti piace. No, sì, chiaro. Alla fine per me non è mai stato un sacrificio. Cioè, nel senso, era quello che mi piaceva fare. Quando l'ho vissuto come un sacrificio, poi ho anche pensato di iniziare a smettere. Mettiamola così. Questo è vero, perché sì, era una fatica alla fine. Perché poi diventava mentalmente complesso. No, poi diventa un lavoro. E quindi se tu certe professioni o perlomeno certe passioni che diventano poi sì un mestiere, ma le vivi proprio come un mestiere e perdono il fascino e la passione dietro, comunque non c'è più quella spinta che c'era all'origine, diventa complicato, no? Sì, sì. Allora, tutto è accaduto nel 2006, questo record... 2005. Scusami, nel 2005, sì. L'ho anche detto fuori onda, gli ho anche detto, allora nel 2009, no, nel 2005, mi è rimasto in mente, non so perché mi è rimasto in mente 2006, hai fatto qualcos'altro di interessante nel 2006, perché hai tante, forse hai vinto anche qualche altra medaglia. Sì, avevo vinto l'Europeo. Ecco, allora, vedi, io tra le tante cose che ho letto su di te mi è rimasto, però il mondiale l'hai vinto in Cina. Sì, ecco. In un paesino di 1,5 milioni di abitanti. In un paesino, noi siamo una regione di 1,600,000 abitanti, la Cina lo chiamavano paesino, ho detto paesino. Vabbè, noi saremo tutti quelli che siete qui in questo paesino, noi saremo in una regione. Quindi in Cina, e ti ricordi un po' la notte prima, un po' che tipo di sensazioni hai provato e soprattutto c'era il carico della responsabilità perché o lì o mai più? Ma ti racconto in breve, perché allora io prima di vincere il titolo mondiale, quindi di fare anche il record, ho fatto altre 3 gare su pista e ho fatto 3 medaglie d'argento. Una d'argento per a Düsseldorf, se non sbaglio. No, sempre lì, perché sempre noi corriamo diverse, io facevo diverse gare, facevo 200, 500 e 1000. Ok, per cui siccome quell'anno andavo forte, il commissario mi metteva a correre più o meno tutte perché le gare. Era anche l'anno dei War Games, sì, insomma, esatto, quindi esatto. Sì, è proprio stato un anno proprio perfetto per me, diciamo, mettiamo quell'anno che ogni sportivo ha poi alla fine nella sua vita, nel suo percorso, quell'anno in cui tutto viene bene. Quello era il mio anno, ecco, mettiamola così. La notte prima, cosa dirti? Io volevo vincere perché sapevo che ero là, cioè nel senso che l'avevi nelle gambe, sì, anche l'avevo, conscio del tuo valore tecnico, diciamolo. Sì, come ero... civetteria, no? Sono dati oggettivi, guarda. Sì, no, sapevo di poter vincere, esatto. Ero là, ero sempre là e ho detto, beh, domani me la devo giocare perché è l'ultima opportunità che ho. Per cui, sì. La tua principale competitor chi era? Erano le colombiane, perché io avevo una avversaria che si chiama Jennifer Caicedo, che era proprio una ragazza colombiana fortissima, che tra l'altro adesso sta facendo ciclismo, sta andando anche molto bene. E niente, mi ricordo c'era che anche i maschietti colombiani sono bravi con la bicicletta, sono molto forti. Ci hanno scippato il Giro d'Italia. Vabbè, questo è dato di qualche giorno fa. Sì, colombiano che per la prima volta vince il Giro d'Italia. Comunque, tornando invece a quello che ci interessa, cioè a te, a quello che ci stavi raccontando. Niente, guarda, l'emozione è sempre la stessa, la tensione è sempre la stessa, è quella che poi impari a controllare prima di entrare a fare qualsiasi tipo di gara. Nel momento poi, quando ho vinto, non ti rendi conto di quello che sta accadendo, perché sei talmente concentrato e sei talmente teso che non ti rendi conto. Faccio una domanda da profanissimo del settore, perché, ripeto, il pattinaggio l'ho solo provato cadendo. Sì. Le mie esperienze sono come la tavola da surf, cadendo e basta. Vincere un campionato del mondo vuol dire vincere anche del denaro? Sì, qualcosa la percepisci. Non io chiaramente che ti cambi la vita. Non siamo ai livelli, no, assolutamente che no. Che dici da domani, basta, vado come magari quei due del Super della Lotto ad Olbia che hanno vinto in due 21 milioni di euro. Ah, beh, quella magari sarebbe stata la cifra interna. Però sì,
ti riesce un po' a ripagare, non dico delle spese, o sì, forse sì, meno delle spese, sì. Sì, sì, cioè vivi comunque qualcosa, tranquillo. Qualcosa ti rimane in tasca vincendo un mondiale, sennò uno dice ammazza ragazzi, tutta sta fatica, ma almeno un briciolo. Sì, riesci insomma a fare quadrato con quelli che sono gli sponsor, poi tra l'altro la Regione Sardegna ha un articolo speciale per la salvaguardia degli atleti sardi, per cui ti dà un incentivo, insomma metti insieme un po' tutte le cose e riesci a fare quadrato, però chiaramente non è che poi dopo che finisci fai la bella vita, anzi. Va bene, no vabbè, quello chiaramente non ha una risonanza come il calcio, l'avevamo capito purtroppo. Noi abbiamo adesso un po' di pubblicità, poi torneremo a continuare a parlare di te, perché poi dopo quel 2005, quell'oro e quella medaglia che ti ha fatto vincere i mondiali, insomma c'è stato tanto altro. Torneremo con una telefonica con un'altra ospite prima, e poi continueremo a conoscere un po' meglio Maria Laura Orru, campionessa del mondo di pattinaggio di velocità nel 2005, lo dico 6 volte adesso, così almeno sono a posto. Torniamo tra poco, c'è la pubblicità, e se tornerà anche lui, non si sa, magari io muore prima. Mamma mia, con questi anatemi dialettici, ma guarda, devo sopportare questo ragazzino. Ma per andare in paradiso, per andare in paradiso, pubblicità. Bravo. Ragazzi, io l'ho detto, se tornerà anche lui o morirà prima, non c'è, è morto secondo me, deve essere, vabbè, comunque Maria Laura, non ti preoccupare, a noi va bene uguale, tanto, anzi, caramba, eccolo, arriva, dove è andato, scusi, arrivo, dov'è che era, a farsi i fatti suoi, è andato a dare da bere al merlo, scusi, a cambiare l'acqua al merlo, sì, capito, va bene, una nuova dimensione. No, non dica niente, che siamo in onda, lei arriva, si fa i fatti suoi come se fosse il bar dello sport qui, ma quale chiedo scusa, ma lei ormai da ricovero. In un ospizio, ma quale impegno impellente? Oh, basta! Le scappava la pipì. Cioè, non devo ricamare queste cose. Mamma mia. Abbiamo al telefono già l'ospite, Daniela Inconis, dall'associazione Chedora, e lei è la presidente, per parlare di una cosa molto carina. Buongiorno, Daniela. Buongiorno Daniela, perdonaci. Questo conflitto dialettico tra noi due. E non torna più, ma capisci? Come non torno? Vabbè, allora Daniela, vogliamo dire che cosa accadrà nei prossimi giorni, o comunque qual è l'iniziativa che ti vede coinvolta con la tua associazione? Sì, abbiamo organizzato quest'anno la seconda biofesta del Mediocampidano. Parliamo di ambiente. La nostra di terra, ambiente. Il nostro ambiente circostante, che va sempre cercato di rispettare al massimo, e voi fate sempre delle cose molto interessanti come questa, prego. Grazie. Noi l'anno scorso abbiamo inaugurato un progetto che si chiama Student Pudor Raw, che vuole proprio prendersi come obiettivo, insomma, riprendere in mano il proprio tempo. Sì. In questo progetto noi abbiamo inaugurato l'Università del Saper Fare, che è un'azione del Movimento per la Decrescita Felice con il quale noi collaboriamo. Tutto questo è basato sul dono e lo scambio dei saperi, e quindi su Sajuru Dorrau, che in Sardegna ha sostenuto l'economia, insomma, per secoli, e che un po' ce lo siamo dimenticati, ma che a noi, insomma, piace rispolverarlo. Certo. Ma è giusto, allora... è con fierezza dobbiamo dirle queste cose, diletta amica, con fierezza. Ecco, non si arrabbi perché... No, io le sento queste cose. No, perché l'ictus è vicino. Allora, il camper può essere, anzi è e sarà probabilmente un mezzo utile per partecipare a questa prossima iniziativa. Assolutamente, a Sardara proprio il 7 viene inaugurata l'area sosta camper, e quindi ci saranno delle diciamo così, attività che i camperisti ospiti, ma anche chiunque voglia partecipare, potrà fare, tra cui i nostri laboratori appunto del saper fare. 678 Sardara and Plain Air, sì. Stiamo facendo vedere anche la locandina in sovraimpressione. Sì, bellina. E cosa succede quindi? E quindi ci saranno, domani iniziamo con un'introduzione alla Hatha Yoga nell'area archeologica di Sardara, e invece sabato ci sarà Sugo Koi Bintau, quindi impareremo a lavorare la pasta dura. Sì, sì. Bene. Cibonesi Souburu, anche l'uovo Souburu cibonesi mezzo. E questa è una sorpresa. Questa è la sorpresa che ci riservano i nostri esperti. No, se l'uovo lo riuscirà a fare, te lo mando dal presidente Mameli. Va bene, poi domenica in chiusura?
Domenica in chiusura invece ci sarà, diciamo, la giornata più ricca di attività, dove ci sarà la fiera dei produttori del biologico, artigiani del riciclo e non solo, e tanti laboratori, tra cui cosmetica naturale, insomma, economia domestica e anche laboratori per i bambini, ovviamente. Certo, un fine settimana per poter vivere il nostro territorio con relax, a contatto con la natura e mangiando appunto cose che arrivano dalla nostra terra e da quello e che è il concetto. I vini sardi meravigliosi. Sì, vabbè, lei chiude sempre col vino. Bisogna chiudere con i vini. Certo, va bene. Va bene, Daniela. Quello che è il concetto, insomma, di natura e di ambiente sfruttato al 100%, che mi sembra poi appunto il progetto di Chedora. Grazie. Grazie a Daniela. Grazie a Daniela Inconis, grazie mille. Buona giornata a voi, buon weekend lì a Sardara. Bravo, non diletta, so signorina, se visto? Tu a Sardara ci sei mai stata, sì, forse alle terme, sì, probabilmente a farti un pacco di affari tuoi, nel senso che uno va là e si rilassa un attimino, però dopo una pattinata c'è bisogno di un, non so, una sauna, un bagno turco, qualcosa che rilassi. Come massaggino. Ci si rilassa? Massaggino, brava, ecco, esatto. Sì. Quindi le gambe sono il motore, ovviamente, per una pattinatrice o per un pattinatore. I carichi di lavoro anche da un punto di vista della preparazione atletica, di pesi, beh, quello sì. Credo proprio di sì. Tu adesso fai l'insegnante. Sì, adesso abbiamo aperto una società sportiva che si chiama ML Skate Cagliari, insieme a dei ragazzi che sono praticamente il motore di questa società, Riccardo Murgia, Omar Foddis, Diego e Edoardo, che sono i ragazzi che poi si occupano effettivamente della società. E l'abbiamo fatto perché ci è stato proposto di occuparci della pista di Monteclaro. Infatti a Monteclaro esiste una pista di pattinaggio, nessuno lo sa. No, ma infatti, sono stato da poco a lavorare per una serata a Monteclaro, ma tutto avrei pensato fuorché ci fosse una pista di pattinaggio. Sì, dove? Sì, sì, è esattamente qua. Nella zona del... Non lo vedremo mai a casa, ma va bene uguale. Comunque esiste una parte, sì, del parco, diciamo, che ha... sull'ingresso dei parcheggi della provincia, in fondo ci sono i campi da calcio del Carioca San Paolo. Ok, insomma. ho capito. Vabbè, sì. No, non me ne ero mai in realtà accorto, quindi partendo da questa pista che, insomma, è stata riaperta dopo tanti anni di inattività, abbiamo fatto un'iniziativa, abbiamo promosso un'iniziativa e poi abbiamo aperto la società. Insomma, abbiamo anche altri campioncini. Ecco, guardi, lei è proprio precursore, sì, credo, sì. Ci capiamo al volo. Siamo come marito e moglie, volevo sapere se ci fossero nuove leve, quanti giovani. Ma quanti giovani? Sì, già la seconda volta, visto. Abbiamo in Sardegna, abbiamo Carlotta Simula, che adesso è una ragazza che ormai è senior primo anno, quindi 19 anni, è una promessa, adesso corre per una squadra lombarda, per il Cardano al Campo, una squadra abbastanza provincia forte. Di Varese, zone vicino Gallarate. Beh, vabbè, spiega, conosco, sono nato da quelle parti, perciò conosco perfettamente. Ah, ok. Esattamente. Sì, conosco quella zona perché andavo spesso. Ma anche tu sei stata molto in giro, perché sì, tu hai lavorato qui in Sardegna e ti sei formata qui, ma poi hai gareggiato sempre in giro per l'Italia e per il mondo. Sì. Bello, ti manca un po' a girare? Perché ultimamente hai smesso, hai appeso per quanto riguarda l'attività professionistica pattini in linea al chiodo. Sì. Lo dico sempre ai miei amici, alla fine superare quello che è un periodo così intenso di attività sportiva così non è facile. Quando smetti, sì, perché poi torni in una realtà che ha dei tempi completamente diversi, un mondo completamente diverso, non sei più sempre... Da quanto hai smesso? Io ho smesso nel 2009. Neanche tantissimo, 5 anni. Ho smesso, ho fatto il campionato europeo, ho vinto il campionato europeo, poi ho smesso. Ma c'è un'età? Tu quanti anni hai? Io adesso ho 32 anni. 32, c'è un'età tecnica per la quale oppure ti sei stancata tu? No, come dicevamo prima. Ho avuto una serie di infortuni fisici. Ah, ecco, quelli invece. Sei stata condizionata. Contano anche quelli, sì, anzi, soprattutto quelli. Sì. Poi mentalmente non ero più. Non ero più nelle condizioni. Poi sì, è una cosa un'altra. Ci sono proprio momenti e momenti. Tu hai detto, io il 2005 l'ho vissuto come il mio anno ed era proprio così. E poi allo stesso modo, quando l'incantesimo viene a svanire, a mancare, ci si accorge. Una domanda in televisione una ventina d'anni fa avevo visto, una curiosità, una corsa di 50 km di pattinaggio.
Ma è possibile una cosa del genere? 50 kg? Sì, sì. Beh, noi la maratona... Non è che aveva fumato prima lei? No! si sa. Per cortesia, Matteo, cerca di mitigare certe frasi. No, no, vabbè, vabbè. No, cerchiamo di capire, va bene. L'unica persona che può dare un riscontro alla mia osservazione... Lui ha aspettato oggi, sono 20 anni che aspetta questa giornata... Non lo dovevo fare, per avere una risposta. Vedi... L'unica domanda che non ti feci nel 2005 fu questa. Sì, perché loro sono incontrati anche alla gradinata nel 2005. E mi aveva regalato anche una maglietta. Lo posso dire? Quasi sì. Fidanzati eravamo. No, ce l'ho conservata. Lo dica. Ce l'ho conservata. Risposta alla domanda dei questo. 50 km di pattinaggio. Sì, noi la maratona sui pattini sono 42 km. Ecco. Quindi gli altri 8... li hanno aggiunti così. Comunque, perché sì, erano sui 50 km. Poi tra l'altro in Sardegna c'è un ragazzo di Carbonia che l'anno scorso ha fatto il giro della Sardegna coi pattini. Sì, e l'ho visto in televisione. Sì. Ma i sardi fanno tante cose, fanno il periplo Andrea Mura con ovviamente la giro sua nel mondo, in bicicletta Mundo, che avremo ospite sì, poi nelle prossime settimane, che è stato ieri ospite qui al TG, e poi questi che fanno il giro della Sardegna in pattini. Ma c'è tanta gente che ha voglia di fare cose, sì, anche sì, temerario comunque, sì, a partire all'avventura. Anche ora potresti fare qualcosa? Sì, io potrei liberarmi di lei, ma purtroppo non lo faccio perché sono mi danno un contributo mensile di 800 euro per portarla da qua, da casa a qua, da qua a casa, quindi cioè ho l'accompagnamento, l'assegno dell'accompagnamento che mi fa comodo. Una domanda buona, sempre chiudiamo chiedendo solo adesso, a proposito di insegnamento, quindi le prospettive future quali sono? Quelle di diventare una buona allenatrice o di fare ingegnere? Perché noi abbiamo scritto segni particolari, medagliatissima, sì, e prima ancora professione ingegnere. Che fai dei sì, due? No, io sono ingegnere, tra l'altro ho la specializzazione in progettazione di impianti sportivi. Sei riuscita anche a laurearti in tutto questo, ragazzi. Sì, complimenti, sì, sì, sì. Questo è davvero complimenti. All'epoca andavo bene, adesso faccio tante cose. Ho quindi questa specializzazione in progettazione di impianti sportivi, mi piace tanto il mio lavoro, però dedico sempre comunque uno spazio anche a quello che è il mondo dello sport, non lo dimentico. Insieme ai ragazzi sì, vediamo, io ho questa caratteristica, poi stiamo collaborando con la società di Villasor, perché magari riesco a migliorare un po' il gesto tecnico, a trovare un po' quelle che sono le soluzioni per migliorarsi sempre sì, di più. Sì, quindi perché sono piccoli dettagli, poi quando uno ha talento e la tecnica l'ha acquisita per essere forti, campioni, la testa prima di tutto e poi i dettagli che fanno sì, la differenza. Sì, sì. Grazie. Bene. Per averci raccontato la tua meravigliosa grazie storia da campionessa nel mondo di pattinaggio in velocità nel 2005 sui 200 metri. È stata con noi ai due di Via Venturi Maria Laura Orru. Grazie mille di averti in rivista. Vi lasciamo, sì, guarda, gli occhi ancora a cuore. Vi è sempre bella la i due della vita con la fermi con la parte del maniaco del parco che non, non serve. A tra poco i due della vita. Sì, 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 sì.